rincari delle bollette, rincari delle energie. Ecco la soluzione del comune di Ancona, e qui ringrazio il nostro inviato Marco Moglie, che ha intervistato per noi la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli. La parola a lui. Emergenza bollette, prezzi alle stelle e il paese in grande difficoltà, una difficoltà che riguarda le famiglie, le imprese, ma anche chi amministra la cosa pubblica, ed i sindaci ovviamente sono in prima linea. Ne parliamo questa mattina con Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani delle Marche. Come affronta l'emergenza il capoluogo della Regione Marche e che cosa si fa nelle Marche in generale con i comuni? I comuni tutti, e anche il comune di Ancona dunque, affronta la devastante emergenza del caro bollette come si fa nelle famiglie e nelle imprese, e cioè cercando di tirare la cinghia, di ridurre e al massimo le spese, ovviamente operando ognuno sui diversi tasti in cui può. Per esempio, noi come comune di Ancona proprio adesso, ieri, abbiamo approvato in giunta una proposta per rinegoziare i mutui che ci abbiamo con Cassa Depositi e Prestiti. Tradotto, come fa una famiglia quando c'ha da pagare il mutuo e da pagare le bollette e non riesce a fare tutte e due le cose, va in banca e chiede di modulare diversamente la rata di mutuo, cioè pagare di meno adesso la rata di mutuo e magari pagare qualcosa di più fra qualche anno. Questo stiamo facendo come tutti i comuni italiani, cercando, e fino ad oggi ci si è riusciti nella sostanza, di non andare a un taglio drastico dei servizi. È evidente, i servizi sono le mense, le scuole, il trasporto, l'assistenza agli anziani, gli educatori per i minori, il trasporto pubblico, tutti i servizi, che la pubblica illuminazione, tutti i servizi che vengono gestiti dal comune per i cittadini. Finora ci si è riusciti, ma se non c'è un intervento deciso dello Stato, serve almeno un miliardo per il sistema dei comuni, si dovrà andare al taglio dei servizi. E i comuni, proprio perché sono in prima linea, sono il primo punto a cui i cittadini si rivolgono quando sono in difficoltà. Che cosa si riesce a fare nei limiti di ciò che hanno a disposizione economicamente, dei loro bilanci? Che cosa riescono a fare per le famiglie in difficoltà e le imprese? Ma innanzitutto il primo dovere è appunto provare a non tagliare i servizi, perché prima di tutto alle famiglie e alle imprese vanno garantiti i servizi, il funzionamento dei servizi. Questo è il primo dovere dei comuni ed è quello che si sta cercando di fare. Raschiando un po' di risorse di bilancio, siamo riusciti a mettere a bilancio già un paio di mesi fa qualche centinaia di migliaia di euro per sconti sulla Tari per le famiglie con reddito ISEE più basso, diciamo, e un fondo, impinguare il fondo per la povertà, cioè per la fascia più, diciamo, più in difficoltà, quella già seguita, qualche centinaio di famiglie in Ancona, quella già seguita dai servizi sociali, proprio con un fondo destinato a integrare la possibilità di sostenerle per pagare le bollette. Grazie. Grazie Valeria Mancinelli, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie alla sindaca Valeria Mancinelli per questa intervista e grazie al nostro inviato Marco Moglie. Radio Linea numero 1.